Lariatto, destinazione puro reso, episodio numero 133. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto e uno di quelli che ha inventato questo programma e che da 133 puntate vi porta il mondo del puro reso in casa, come analizzando gli eventi, le cose che accadono nelle varie promotion che seguiamo. E in questi giorni, in questo periodo, abbiamo fatto un lavoro extra che oggi verrà completato un pochino da me, ma soprattutto dal mio compagno di viaggio qui di fianco, che è riuscito a vedere tutto lo show della DDT, le 6 ore abbondanti di show. Ciao Miki, benvenuto. Ciao, grazie mille. Allora, tante tante ore, io per ragioni di un po' di altre cose da fare e di un piccolo cambio vita che c'è stato nel weekend, che non mi ha consentito di fare moltissimo, perché incredibile ma vero, dopo 40 anni dopo 40 anni di vita ho adottato un gatto, esperienza nuovissima che ancora non so come andrà, però comunque esperienza nuovissima che sto vivendo adesso. E quindi eccoci qua con una review che io farò in parte e il resto poi lascerò fare a Miki. Non mi mancava in realtà tantissimo, probabilmente, sono stato appena sopra la metà, però quello che ho visto, il resto se ne va. Miki, sei pronto? Partiamo con il primo match che io non ho visto, ma che tu sì, e cioè Illusion e Munetatsu con Munetatsu Nakamura che battono Elunicorn e Raimu Imai. Esatto, è stato un match per chiudere un po' il progetto di DDT, progetto che avevo provato a seguire, avevano fatto qualche show, ma poi appunto essendo teenager dovevano andare a scuola e non potevano poi fare effettivamente tantissimo. Questo è servito proprio per chiuderlo perché a fine match è arrivato Takagi e ha detto, vabbè adesso voi siete maggiorenni, avete finito gli impegni scolastici, voi Illusion e Runicorn, potete decidere se tenere la maschera, perché per ragioni di età giustamente dovevano tenere la maschera, perché essendo minorenni non potevano mostrare in TV o comunque in giro il volto, potete decidere se tenere la maschera o se mostrarvi con il vero volto e iniziare la nuova carriera, quella effettiva. È stato un momento molto divertente perché l'Unicorn subito lanciatissimo voleva togliersi la maschera e ha mostrato il suo volto. Illusion invece ha fatto questo tentativo dove ha provato, ma poi non se l'è sentita, ha detto no, faccio ancora un po' di tempo con la maschera perché mi trovo bene, voglio dimostrare di essere ancora valido anche come Illusion e poter fare qualcosa di interessante. E sono due che probabilmente entreranno a far parte effettivamente del roster DDT, non è male perché sono comunque due giovani con del talento, hanno fatto vedere in questi show, in questa situazione è qualcosa di carino e interessante. Vediamo poi come verranno gestiti. Sappiamo che comunque con i rookie la DDT è brava poi anche a far qualcosa di carino. Riesce sempre poi a gestirli bene, a metterli conto della gente valida che può aiutarli. Abbiamo in realtà un esempio anche più avanti, poi in card che sta facendo bene. E qua vediamo poi come faranno, vediamo se l'unicorn co come arriverà poi nel prossimo show, adesso che non ha più la maschera proprio da unicorn. Vediamo, vediamo. Allora, io sono d'accordo con l'unicorn, cioè la maschera da unicorno è inguardabile, la gimmick sarebbe stata terrificante e lui che dice me la tolgo subito ha fatto bene. Illusion, devo dire, ha una gimmick più utilizzabile, ha una maschera più utilizzabile, insomma andare anche in giro come il cavallo col dildo in testa non è proprio la cosa più bella del mondo, no? Quindi bravo l'unicorn che ha deciso di togliersi la maschera. Ragazzino giovane giovane che insomma speriamo possa davvero dimostrare le sue doti e le sue qualità e non interromperle come molte volte capita a chi invece parte da così lontano per diventare poi effettivamente un lottatore. Il match successivo è diciamo fa parte di una coppia di match un po' particolari perché i Pheromones al completo, in realtà, tutti e quattro hanno lottato contro Akito, Hiroshi Yamato, Toru Owashi e Yusuke Okada. Il match è terminato in no contest. Dopo qualche minuto di incontro stile Pheromones,
è partita un pochino la follia. E partendo dalla follia sono partite cose imbarazzanti e io credo, mi sono fatto l'idea, che vogliono cavalcare il fatto che abbiano tolto i match da YouTube. Sì, ci sono due cose, una quella e l'altra è che i Pheromones saranno in America anche. Saranno in, nello show quello GCW di fine mese, che sarà disponibile su Fight Plus, mi hanno detto ieri, quindi magari capiremo poi se seguirlo lì o se lo caricheranno poi da qualche altra parte, poi capiremo. E quindi secondo me sia un modo un attimo per far vedere che in Giappone c'è meno il problema Pheromones rispetto al resto del mondo. Non c'è moltissimo da dire su questo match, se non che i Pheromones hanno fatto i Pheromones all'ennesima potenza, cioè hanno aumentato quello che fanno normalmente, infatti è finito tutto in no contest. In uno show del genere ci sta, comunque hai tanta roba da far vedere, da raccontare, è un match che non doveva togliere troppo spazio, ha durato quei 5-6 minuti, poi è finito un po' in vacca, va bene così, cioè, non, secondo me. Sì, allora, Pheromones sono molto strani, piacciono, sono divertenti, ma sono molto strani, quindi mi rendo conto che se qualcuno può storcere il naso, qualcun altro può anche dire, ah, che divertenti e via. Io, per esempio, mi diverto sempre molto a vedere i Pheromones in giro. Tipo, a me la scena è indifferente, cioè se ci sono o non ci sono non ne sento così tanto la mancanza. Infatti Miki mi odia perché tutte le volte quali match guardiamo io, se ci sono i Pheromones voglio guardare i Pheromones, e lui invece porca trep, si poteva vedere subito qualcosa di titolato. È titolato anche la mutanda probabilmente di Ino. Mutanda, cioè mutanda un paolone. È vero. Comunque sia interessante il fatto che probabilmente cercheranno di andare un pochino dietro a questa cosa che i loro match non possono andare su YouTube, quindi magari si lanceranno, potrebbe anche arrivare un qualcosa di simil censura, oppure loro potrebbero fare queste cose perché temono la censura. Insomma, le possibilità sono tante, vedremo, seguiremo, che Miki lo voglia o meno, anche i Pheromones. Il match successivo invece vede i Wasteland War Party, Max Deinpaler e Heidi Howitzer, le quali avevano appena litigato 3 giorni prima in Tokyo Joshi, dove hanno perso il titolo, ma qua erano tranquillamente insieme senza nessun grosso problema. Battono Antonio Onde e Super Sasadango Machine dopo 20 minuti. E voi direte, 20 minuti di match? No. Il match sarà durato 3-4 minuti. Gli altri sono stati invece delle immagini che come sempre ha impacchettato Super Sasadango Machine in questo suo modo così strano di affrontare gli avversari, in cui fa tutto un package prima, fa tutta una preparazione prima, fa vedere un sacco di cose, come lottano gli avversari, cosa fanno gli avversari, bla bla bla, per poi puntualmente perdere. Quindi come stratega diciamo che non è il migliore del lotto, però dall'altra parte vicino a lui c'era Antonio Onda, che cacchio pretende di fare? Antonio Onda ancora che riesce a camminare sul ring senza fingere di inciampare ogni 2 secondi. Insomma, ci siamo. Questo match è stato un po' un altro riempitivo. Diciamo che l'undercard fino a questo momento è stata proprio per scaldare la gente. Infatti ho saltato un paio di match, non gli ho messi neanche, tanto c'era poco da dire. Qualcosa ho saltato qua come banner, perché tanto diciamo che la prima parte la puoi vedere per completezza, ma puoi tranquillamente saltarla. Qua, vabbè, fino qua si può saltare, ragazzi. Giustamente avevi Max Deinpaler e Heidi Howitzer, che avevano appena perso il titolo un giorno prima, 2 giorni prima, quello che era in Tokyo Joshi, tanto che erano in Giappone, l'hanno buttato dentro in questo show, che una coppia in più non fa mai male. Così sono fatte vedere anche in DDT, hanno già detto che gli piacerebbe tornare anche in DDT prossimamente, adesso vediamo poi come i vari impegni come sarà. In realtà possono far bene all'interno di un panorama come quello di DDT, sono un po' particolari, se vengono gestite bene appunto con un Antonio Onda o comunque anche qualcuno magari di un po' più diciamo combattivo.
Antonio Ondra che potrebbe anche truccarsi da Max Dane Paler. Sì, 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 abbiamo visto in Gato Move l'altro giorno nel Watch Party che si è vestito da Emi Sakura, la versione bionda di Emi Sakura, quindi potrebbe tranquillamente... Cioè lui ce l'ha questo numero qua, ce l'ha. Vedremo, c'è poco da dire anche qua. Mentre invece più interessante, Saki Akai che batte Masahiro Takanashi. Perché è più interessante? Beh, intanto Masahiro ha appena vinto un titolo da un'altra parte, in un posto che non è il Giappone, e si è portato questa cintura appresso in DDT. Così, tanto pubblicità per un titolo. E anche questo è molto importante per quanto riguarda il marketing. Ma Saki Akai, che un anno e mezzo fa, forse due anni fa, aveva lottato in un match proprio in questo periodo, molto molto bello, peraltro recuperabile sullo YouTube ufficiale della DDT, se non ricordo male. Saki Akai aveva lottato contro Chris Brooks in un match eccellente. Questa volta, quest'anno, va contro Masahiro Takanashi, che è l'altro membro di Calamari Drunken Kings, insieme proprio a Chris Brooks. L'incontro viene molto bene. Saki Akai, lo sappiamo, lotta meglio con gli uomini che con le donne, ed eccola qua che ancora fa una prestazione davvero eccellente e credo che abbia fatto molto molto bene. Cosa ne pensi? Sì, sì, è stato un buon modo per festeggiare i 10 anni di carriera. Cioè, è stranissimo, 10 anni, cioè, sono veramente tanto, però che da quello che ho capito... Nei primi match aveva affrontato proprio Masa e quindi ha voluto riprendere un attimo questa cosa. Lui è molto bravo ed è poco apprezzato, secondo me, poco visto in realtà dalla maggior parte del pubblico, quando in realtà potrebbe prendersi qualcosina in più. Però beh, il suo lo fa sempre molto bene, ha uno stile un po' particolare che magari le prime volte non riesci bene a capire se può essere carino e interessante. Una volta che capisci bene come gestisci il match, è molto valido. Masa si è trovato bene con Saki, che come dici te lotta meglio con gli uomini che con le donne, quindi è stato, diciamo, il primo match della parte interessante della card. Un buon match. Non ci sono stati tanti in realtà di match singoli, quindi è stato un buon modo anche per aprire questa carrellata di match singoli. Vero. Siamo pronti per passare oltre, però, recuperatelo questa, perché Arashima e Keigo Nakamura battono gli Eruption composti da Yukio Sakaguchi e Hideki Okatani. Partiamo dal fatto che Eruption sono rimasti loro due, praticamente. Saki Akai ormai, cioè, non c'è, mentre invece sappiamo che se n'è uscito Iguchi da quando ha vinto la cintura, che poi ovviamente ha perso adesso, vabbè. Questa Eruption è l'Eruption in cui sta crescendo, maturando, fiorendo Hideki Okatani, che per quanto mi riguarda è una stellina di quelle belle, brillanti, da tenere d'occhio, da osservare, da portare, insomma... È una specie di fiore all'occhiello della possibilità di costruire bene da parte della DDT. Ed è uno dei motivi per cui siamo fiduciosi su Illusion e il Fu, Unicorn, perché possono effettivamente fare molto bene. Perché Okatani è arrivato, è stato piazzato subito in faida contro l'Eruption, ne ha prese tante, ma veramente tante. Se voi pensate che ne ha prese tante, pensatene di più. E poi è entrato a far parte dell'Eruption e è sopravvissuto a Iguchi in Eruption. Quindi sta facendo molto bene. Ovviamente poi va a perdere questo match contro Rashima e Keigo Nakamura. È stato giusto così. Però sta crescendo molto bene. Io sono convinto, sono estremamente convinto che non siano le vittorie a rendere importante un lottatore, ma le prestazioni. Le vittorie sono capaci tutti di dire oggi vinci tu.
pochi sono capaci di dire oggi tu farai un buon match, sei tu che devi fare il buon match, e lui l'ha fatto ogni volta che è stato chiamato a fare un buon match, quindi io sono contento. Scambio migliore del match, c'è stato un momento in cui Arashima e Sagakuchi erano uno di fronte all'altro e si prendevano a chop, calci, avete presente il classico, io ti do un colpo, tu mi dai un colpo. Ogni volta che prendevo un colpo Arashima si girava verso la telecamera e faceva yeah, non ho sentito un cazzo, si girava, e quello dopo yeah, non ho sentito un cazzo, si girava yeah, qualcosina, se non ho sentito molto, yeah, questo un po', Wow. Ogni volta era sempre peggio, mi è piaciuto molto che poi comunque anche quando andava male yeah, alla fine tirava sempre, faceva il muscolo, faceva vedere che lui era in formissima. Divertente anche questa parte, ovviamente non è l'unica cosa, ma è stato uno spot secondo me di rottura qua dentro molto divertente. Ti è piaciuto il match, Miki? Il match è stato carino. Beh, Sakaguchi e Arashima si conoscono da una vita e avevano fatto anche coppia insieme, se non ricordo male, nel match di addio di Takeshita per andare poi negli Stati Uniti, quando dove c'era Honda che si era messa a parlare con tutti e con Sakaguchi che non riusciva a rimanere seria neanche appena preso il microfono e boom, basta, è partito. E qua hanno fatto bene, in particolare l'idea di mettere Keigo Nakamura così avanti in card e in un match che in realtà poi è stato utile anche per una cosa che vediamo più avanti, particolare perché è passato dall'essere quello che lotta per l'Iron Man Heavy Metal Weight o a prendere delle botte dei Pheromones a fare qualcosina in coppia con Arashima, che comunque Arashima è uno, diciamo, dei top name della DDT, è uno di quelli che viene messo un po' ovunque. Quando c'è da tappare un buco ci metti Arashima e sai che più o meno viene tutto bene. È lì da parecchio tempo, si è costruito bene, e quindi prendersi Keigo Nakamura, che è un personaggio anche un po' particolare a livello di lottata, a livello più anche di a livello anche fisico è strano. Però vediamo cosa faranno insieme. Eruption deve un attimo ricostruirsi adesso che non c'è più Iguchi, Saki Akai che c'è, non c'è, è una coppia un po' monca, va un attimo ricostruita, però ci vuole poco in realtà, secondo me basta azzeccare un paio di vittorie e già sali in graduatoria e poi farò bene. Quindi match carino, niente di eccezionale, comunque per essere a metà card è venuto anche, è stato divertente, cioè non hanno mischiato un po' di parte lottata con un parte un po' più comedy ed è venuto bene, secondo me. Match successivo invece, l'ultimo che ho visto, Takeshi Masada che batte Hikaru Machida. Hikaru Machida si presenta con i guantini da Muay Thai. Odio queste cose. Miki, come ti è sembrato questo match? Non l'ho assolutamente capito. Non l'ho capito perché Machida in realtà è un kickboxer e non ho capito perché è andato contro Masada, che ha appena vinto la CAP, quella delle nuove leve. Non mi ricordo neanche come si chiama, però va bene. Comunque Masada ha iniziato tipo ad agosto a lottare, ad allenarsi, quindi ha fatto veramente pochi match. Non ha ancora una pagina cage match, però veramente agli inizi. E ha fatto questo match, non ho capito perché l'ha vinto, perché per me è uno che ne doveva perdere, essendo arrivato da poco, devi perdere un po' di match, ci stanno dando forse troppo, che ha vinto la CAP, l'hanno mandato contro Takeshita, contro Chris Brooks, contro Jun Akiyama, gli stanno dando un po' troppo e non vorrei che poi si bruciasse un po'. Cioè va bene premiare quelli con del potenziale, ma bisogna anche bloccarli. Se gli dai troppo e li fai salire, poi si credono magari anche troppo, troppo importanti. Non penso sia il caso di Masada. Poi in questo caso c'è una sconfitta per il tipo di match che era, non gli costava niente. La vittoria non gli è costata niente, nel senso ha vinto, ma non è fregato molto in realtà, siccome anche alla gente di questa vittoria. Masada sembra la sorella minore di Takeshita.
sono identici dal punto di vista del volto e della pettinatura. Che paura, che paura, che paura. Ma. Passiamo al match successivo, Miki, dove io praticamente comincio a defilare, perché non l'ho visto. Damnation TA, con Daisuke Sasaki, Cannon e MJ Paul, battono Chris Brooks, Drew Parker e Agane Shinno. Match divertente, interessante, avevi un team buono, che è quello di Chris Brooks, Drew Parker e Agane Shinno, che si conoscono un po' perché, beh, Brooks e Parker in realtà sono amici da una vita, Shinno con... girando comunque nel Gato Move, al momento è campione in Gato Move, conosce Brooks, quindi hanno già fatto coppia insieme, avevano fatto coppia insieme anche quando era passato Kip Sabian in DDT, quindi si conoscono parecchio. Ha funzionato, secondo me è un modo per far vedere che Drew Parker potrebbe arrivare in DDT un po' più in pianta stabile, adesso che vuole prendersi una pausa, probabilmente per sempre, dai death match, vuole un attimo staccare, ha fatto parecchie cose in Big Japan, Freedom e simili, e ha detto che vuole provare a fare qualcosa di nuovo, vuole tornare un po' più sul, diciamo, il wrestling standard, e avere come amico Chris Brooks in realtà aiuta, perché Brooks è uno che se serve ti porta anche in giro, ti manda qua, ti manda là, quindi potrebbe essere un modo per dire ok, potrebbe arrivare un po' più seriamente in DDT, Drew Parker, che è un ottimo performer e appunto insomma, è stato un po' bloccato dalla parentesi deathmatch e quindi è stato poco visto al di fuori di quell'ambiente che sappiamo essere comunque molto chiuso, difficilmente vedi lottatori della Big Japan poi in giro anche in promotion appunto come la DDT o simile. D'altra parte avevi la Damnation che ha un buon team, allora per me ha il problema MJ Paul, che non mi piace per niente, e ha il problema Sasaki, che in alcuni casi fa tantissimo, in altri fa poco, e dovrebbe trovare una media e fare sempre bene. Cannon è uno di quelli giovani che sta crescendo bene, sta facendo bene, mi piace parecchio. Questo match serviva soprattutto per lanciare una cosa molto interessante per Peter Pan. Daisuke Sasaki ha preso il microfono e ha detto voglio annunciare il mio prossimo avversario di Peter Pan, avversario che sarà El Desperado. Match interessante anche per collegare in qualche modo DDT DDT e New Japan, quindi è interessante, può venire bene secondo me come match, hai tempo anche di costruirlo un po' se vuoi fare qualche apparizione della Damnation in New Japan o se vuoi fare qualcosa con Desperado che arriva in DDT, hai tempo, perché è metà luglio, dovrebbe essere Peter Pan, quindi puoi costruirlo bene ed è interessante come match, secondo me può venire fuori qualcosa di bello. Quindi è servito più per quello come match che per altro. Mi hai fatto vedere un po' di gente, ma è servito più per quello. Gestisco io i banner come vuoi. Io sono qua, sono un po' facile. Vai, io ascolto. Match successivo, valido per il titolo Extreme. Abbiamo avuto Jun Akiyama che ha battuto Kotaro Suzuki, ha mantenuto il titolo. Match, diciamo, main extreme rispetto a quelli che ha fatto ultimamente Akiyama, più nelle sue corde. Match standard senza troppe cose particolari. Abbiamo visto che ultimamente aveva dato un po' anche sfogo all'immaginazione facendo un match strano con Akito, quello con i nastri in mezzo al ring, che non sapevi bene cosa dovevano fare, ma quello più strano era con Super Sasadango Machine. Quello era stato veramente strano e non c'entrava assolutamente niente con Akiyama. In questo caso hanno fatto un buon match standard. Suzuki è un ottimo performer che sta lottando parecchio in giro, è in DDT, ha fatto delle cose in Noah, sta facendo delle cose in Glit, è uno di quelli che macina match su match, un po' come era Mochizuki qualche mese fa. Adesso è un po' fuori dal giro Noah, Mochizuki è un altro di quelli che lo vedevi un po' ovunque, e alla fine perde
ma ti fa comunque sempre la performance interessante. Suzuki è più o meno di quel lotto lì, quindi è sempre interessante vederlo. E comunque avevi Akiyama, che è un altro di quelli che cioè, il match buono te lo porta a casa. Non è un match da recuperare assolutamente, però è uno di quelli che all'interno di una card del genere ti godi anche un po' e non è male. Abbiamo già anche il prossimo avversario per il titolo Extreme, che sarà Shunma, e un'altra sfida interessante per Akiyama. Speriamo che Shunma comunque gira molto intorno a quel titolo, perché vabbè, Lego, Lego. esatto, non ho ancora annunciato la stipulazione, ma potrebbe saltare fuori qualcosa di un po' fuori di testa. L'unica cosa mi ha dato un attimo il dubbio, avendo sfidato il campione Extreme, mi ha dato il dubbio sul risultato del match di coppia, che perché ci arriviamo più avanti, però mi ha detto, ah, cazzo, se va per un titolo magari perde l'altro, e poi ci arriviamo. No, può essere interessante il maestro Akiyama e Shunma. Com'è stato interessante il match tra Takeshita e Takagi, match diciamo tra maestro e allievo in qualche modo. Takagi voleva un attimo vedere com'era Takeshita dopo questo passaggio in America. È stato molto bello, più combattuto del previsto. Giustamente ha vinto Takeshita perché non aveva bisogno Takagi di una vittoria, cioè, ha già fatto tanto in carriera e non è il suo match quello con Takeshita, nel senso che è più sul come di lui. Qua invece ha lottato più seriamente. Molto bella la parte finale con Takagi che dice: voglio un rematch quando sarai campione in All Elite. Lancia questa cosa, non so se succederà effettivamente, dipende che tipo di campione, cioè magari campione TNT, magari, boh, non lo so, Mondiale, mondiale, basta. mondiale, ok, Certo. per me può andare anche bene, dipende quanto resti in giro Takagi, dipende, non so quanto ci vuole, poi deve vedere Takagi sta campione, però possono toglierlo anche tipo domani, non è un problema. Però vabbè, è stato carino, un po' emotivo come match, ci sta comunque perché hai due generazioni a confronto. E siccome è stato bello anche per Takagi vedere un. Poi si è immaginato il Takeshita degli inizi, quello magrolino e un po' sfigato, e ha visto man mano tutti i passaggi fino ad Cioè, arrivare. il Takeshi Masada praticamente. Esatto. Magari ci vede un po' di Takeshita per quello che lo sta spingendo. Vabbè, è stato carino come match. Uno di quelli da recuperare anche per vedere un po' la crescita di Takeshita, che non aveva bisogno di crescere, ma in questo match secondo me è cresciuto lo stesso, proprio per andare a essere andato a confronto con Takagi. Match che sulla carta poteva essere molto interessante, ma che non l'è stato per me, anzi, è stato brutto su alcune cose, è quello tra Yuki Ueno e Samurai del Sol. Samurai del Sol è Kalisto. Sulla carta potrebbe essere molto interessante perché erano due stili a confronto. Ueno è molto bravo ed è comunque anche abbastanza high flyer. Samurai del Sol non lo conosco moltissimo, io l'ho visto solo come Kalisto e non mi dispiaceva per il poco che aveva fatto. Qua secondo me ha fatto troppo e non l'ha fatto benissimo. In alcune mosse Ueno si è dovuto spostare per beccarlo, cioè un po' troppe sbavature. E se sulla carta appunto poteva venire un match ottimo perché hanno due prospetti interessanti, il risultato non è stato così buono. Però vabbè, ce lo siamo portati a casa. Nemmeno così bueno. Ok, so che Samurai del Sol rimarrà sempre, cioè sempre per qualche giorno ancora nel giro della DDT. Sa che deve andare contro Takeshita. Da quello che ho capito, sa che fa un match contro Takeshita e uno in coppia con Takeshita, quindi fa qualcosa ancora di come l'hanno detto loro internazionale, perché appunto, essendo fuori dal Giappone diventa tutto super internazionale. Vabbè, basta un lottatore da fuori, per loro è tutta una roba completamente nuova.
Però vabbè, è stato diciamo l'ultimo match prima della carrellata finale titolata e poteva venire un po' meglio. Io l'avrei invertiti, quello di Ueno e di Takeshita, però vabbè, cioè, alla fine in una card del genere cambia poco l'ordine. Avevi comunque 6 ore di show, quindi poi uno si perde anche un po' via l'ordine, magari a un certo punto, che non so poi in quanti l'hanno guardato proprio tutto di fila. Io l'ho dovuto spezzettare perché di fila diventava abbastanza difficile vedermi 6 ore, soprattutto perché era di martedì, che per loro era festa e tipo erano tutti a casa. Per me era martedì come qualsiasi Per me era altro martedì. Maledetti. martedì. Quindi non potevo guardare 6 ore di rola. Quindi la prossima volta, se volete fare una show da 6 ore, fatelo tipo di domenica, che mi è comunque difficile, ma a me è più facile che di martedì. Arrivando alla carrellata di match titolata, abbiamo il titolo Universal vinto da Endo, ha battuto Naoki Doi, che ha fatto un regno, boh, sì, più che altro di transizione. Lui di base è un freelancer che lotta soprattutto in Dragon Gate e si è visto dare un titolo, l'ha aggiunto al palmarès. Ma ha fatto poi in realtà poco come regno. Lo ha rivinto, no, sì, lo ha vinto Endo. Non lo so, sono indeciso. Secondo me è troppo presto, però ha fatto bene. È venuto bene come match, quindi in realtà ha dimostrato di poter fare ancora parecchie cose interessanti. Forse io sono ancora un po' prevenuto con Endo dopo quello che è successo nello scorso Cyberfight, e quindi faccio un po' fatica. Vediamo come andrà. C'è già un avversario interessante che può fare un match molto carino, che è Mao. E questa è l'altra cosa che mi ha fatto dire: ah, cazzo, però il match titolato di coppia, se uno va per il titolo Extreme, l'altro va per il titolo Universal, perdono il titolo, quindi sono stati questi due micro spoiler. Però il titolo Universal è interessante. L'hanno gestito un po' male ultimamente con questo regno e quello prima, quello di Ueno, che ha fatto bene ma ha fatto poco, cioè ha difeso poco, quindi devono un attimo riprendersi e vediamo se Endo è la persona giusta per ricostruire sia il titolo che Se diciamo un stesso. po' che se stesso. A livello fisico si sta riprendendo un po' e vediamo. Fa ridere perché l'anno scorso a Cyberfight Festival è arrivato con il titolo principale, che io di Open Weight, ha preso uno schiaffo ed è caduto come una pera cotta. Stavolta ci arriva come campione Universal e vedremo. Sì. Vediamo Dur se prende un altro schiaffo. durissimo, durissimo, durissimo. Però vabbè, un match carino, secondo me da recuperare un po', perché vabbè, quelli titolati io li consiglio sempre a recuperare per avere un attimo un po' un'idea. C'è un cambio di titolo, quindi assolutamente da recuperare, ma poi anche perché sono due che si sono trovati sul ring. Naoki Doi è bravo. Ha fatto poco in questo regno, ma un po' perché era anche freelance, quindi quando sei freelance non sempre riesci a incastrare magari tutti gli impegni e a fare bene dappertutto, quindi ci sta. Arriviamo poi al match valido per i titoli di coppia, dove in realtà ci hanno fregato perché Mao e Shun hanno mantenuto il titolo, quindi non... hanno creato un sacco di aspettative che si sono poi distrutte, giustamente, perché in realtà l'hanno vinto da poco e sono due che lavorano molto bene in coppia insieme, sono amici da un sacco di tempo, hanno fatto tantissime cose insieme, quindi era giusto lasciargli il titolo, soprattutto perché erano un po' a casa, lottando in un Falls Count Anywhere, diciamo che loro sono abbastanza legati alla parte extreme hardcore, quindi ci sta. E hanno contro questa coppia strana di Higuchi e Ryota Nakatsu. Higuchi che ogni tanto si trova un tag partner e va per dei titoli, quando non sa bene cosa fare, prende uno a caso, se lo porta in giro. Qual è martedì? Aspetta che vado con lui. Che carina, c'è stato un paio di scene molto, molto carine a livello di proprio Falls Count Anywhere. Hanno girato un po' l'arena, che è una cosa che mi mancava, perché dopo la parte, diciamo, del Covid. Sì, mi è mancata un po' la parte anche in mezzo al pubblico, e ci sta, è sceso un po' la lacrimuccia per la parte nostalgia.
E poi hanno fatto questa cosa di avere, non so bene cos'erano, erano dei rotoli di plastica, non lo so, che lanciavano a caso completamente. Soprattutto c'era Ryota che era contentissimo di lanciare questi rotoloni, mentre c'era Iguchi che teneva Shunma e Mao contro il paletto, fuori dal ring. E Ryota che li lanciava, a un certo punto ha colpito Iguchi, andava avanti a lanciarlo ridendo, era contentissimo. E Iguchi che si è poi rivolto in faccia, che ok, ma non farà malissimo, poi non farà neanche bene. Adesso vai, si incazza, gli tira uno schiaffone, basta, lo stende. Ammazza. Però vabbè, si sono trovati come coppia, appunto anche per il tipo di match è venuto molto bello. Secondo me è stato il match della serata, quello più interessante, con uno spot finale che fa vedere che Shulma, vabbè, è completamente fuori di testa, scala appoggiato fuori dal ring e powerbomb con però Shunma che fa tipo la capriola per dare la forza in più per fare la powerbomb, quindi finisce anche lui di schiena sulla scala, si fa malissimo, però vabbè, ogni tanto quando non sa bene cosa fare si fa del danno anche lui e poi ci sta. Spot che hanno citato in parecchi anche su Twitter, dicendo che Shunma è completamente fuori di testa, quindi occhio di una chiana perché potrebbe fare delle cose strane nel match per il titolo. Se vedi che è troppo, lasciagli il titolo e dici ok, Tieni. te lo regalo. Perché non so se lui ha tipo, la soglia del dolore di Shulma penso sia una cosa che non esiste. Spegni l'interruttore dolore e comincia a lottare. Però vabbè, recuperato anche questo match perché è stato molto carino, interessante. Ed è un buon antipasto per il match finale, per il main event, che allora è venuto bene per il tipo di match che è. Non era secondo me l'avversario giusto, Come mai? per un po' perché vabbè, io non lo sopporto più di tante, un po' perché è comunque un evento importante. Era la prima volta che facevano uno show da 5 ore alla Korakuen Hall. Quindi era apparente, cioè, diciamo che è abbastanza storico, non so tra quanto qualche promotion fa uno show che dura più di 5 ore alla Korakuen Hall. E secondo me ci voleva un main event un po' più di impatto. L'hanno basato molto sulla parte chop, perché vabbè, Ino alla fine fa quello. È un campione particolare, secondo me, perché può far bene. Ma con alcuni avversari, secondo me, farà un po' fatica perché è un po' statico come lottatore. Cioè, mi piace, ma non so se può far bene con tutti. Poi vediamo poi chi saranno i prossimi avversari. Con Naya si conoscevano, avevano fatto anche coppie insieme, quindi hanno fatto bene. Si sono basati molto sulla forza fisica, sulla resistenza. Con Naya che un paio di volte l'ha buttato giù proprio anche a spallate, quindi c'è stato un attimo questo confronto. Non è venuto male come match, ma è stato un po' debole secondo me, come proprio racconto, perché sì, perché non c'è stato un racconto effettivo, era tipo il primo che cadeva perdeva di base, che è un po' quello che aveva fatto con i Gucci. Lì l'aveva fatto tipo distruggendole di chop, tipo con 200 e passa chop, vabbè, una roba allucinante. Qua beh, è stato abbastanza equo, però speravo in qualcosina di più. A fine match è arrivato il prossimo avversario, o almeno non si sa ancora se effettivamente sarà il prossimo avversario, ma mentre stava festeggiando insieme a Makoto Ishii, che è quello che si sta facendo da secondo ultimamente a Ino, sono arrivati i Pheromones. Quindi ci sarà Sexy Ino, probabilmente contro Yuji Ino. E io non so assolutamente cosa aspettarmi da questo match. Lui si è denudato praticamente subito, perché vabbè, doveva subito mostrarsi in mutande, cosa che ha fatto abbastanza schifo al campione, che non lo voleva vicino, quindi lo spintonava via.
Vediamo, stanno costruendo, visto che hanno annunciato qualche match tag per costruire un po' la faida, vediamo quando faranno il match e cosa può saltare fuori, perché sono due stili completamente diversi e non so assolutamente cosa aspettarmi da un match tra i due. Boh, sono curioso e ho anche un po' paura perché. In realtà è una faida lunga perché loro avevano già incrociato le armi mesi fa, un Sì. annetto fa in realtà, e Eugene era scappato, letteralmente scappato, non voleva fare il match contro di loro e gli faceva schifo. Quindi il fatto che ora vadano uno contro l'altro è anche abbastanza divertente perché appunto potrebbe recuperare quella cosa, chissà, magari Eugene con il fatto di non voler toccare Sexyino potrebbe anche, insomma, avere qualche problema in più. Quel match lì, Sì. Sexyino non vince il titolo, verrebbe. Esatto, cioè, mi sembra un po' troppo far vincere adesso il titolo Sexino, soprattutto perché Yuji lo ha vinto veramente da poco, cioè questa gara era la prima difesa, perdono la seconda contro Sexino, mi sembra un po' troppo, No. però Non hai detto poi succederà, non l'ultima parola, no. succederà, non succederà. Vedremo però come andrà avanti la DDT. Sì, hanno annunciato un po' di match interessanti, sicuramente. È vero, non l'ho detto, scusate, non l'ho detto un attimo indietro. Prima ho parlato di Arashima e Keigo Nakamura, sono i prossimi avversari di Maho e Shunma. Cosa che non so assolutamente anche qua cosa aspettarmi. Poi vediamo se Keigo Nakamura riesce a gestire un po' la pressione del titolo. Diciamo che la coppia Maho e Shunma può aiutare anche a farlo. Beh, c'è interessante anche uno come Keiko che comunque non brilla, però vediamo. Un po' di avversari interessanti ci sono, soprattutto sono curioso di Endo e Mao, per capire un attimo come la gestisce Endo. E poi sono curioso di Akiyama contro Shunma per vedere cosa fanno, cosa tirano fuori per Akiyama se. Potrebbe essere in realtà l'ultimo match con il titolo Extreme. In realtà ha Sì. fatto un regno anche abbastanza lungo, con cose strane, non proprio da Akiyama. E ci sta che poi torni un po' nelle mani di quelli che gestiscono di più quel titolo e fanno di più in quell'ambiente. Vediamo nelle prossime settimane cosa annunceranno, quando annunceranno i vari match. Bene, 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 ragazzi, il nostro tempo è finito e quindi ci prendiamo giusto il minuto scarso di ringraziamento. Ringraziamo tutti quanti voi per essere passati ad ascoltare anche la review dello show della DDT. Mi raccomando, continuate a seguire il puro reso, sappiamo che è tanto. Vedete già che io faccio fatica a seguire tutto quello che vorrei seguire, ma ci si prova, ci si mette sempre insomma, di impegno quanto più possibile. Presto, molto presto. Saremo di nuovo in onda con un altro Lariatto per parlare di altre cose, quindi continuate a seguirci. Lariatto ha aumentato per forza i giri perché ci sono tantissime cose da dire, poi se avverranno tempi un pochino più morti, allora ci prenderemo un pochino più di tempo per fare le cose, ma nel frattempo voi continuate a seguirci, continuate a stare con noi e vivete insieme a noi questo grande sogno di poter seguire tanto, 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 puro reso. Grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito, ma soprattutto grazie amici per aver portato avanti praticamente da solo questo show. Grazie a te, è stato un piacere. Piacere mio, ho ascoltato con grande interesse e con grande voglia di recuperare quanto più possibile nei prossimi giorni. Grazie di cuore a tutti, ci vediamo come sempre ovviamente alla prossima.